L'onda del rock. Buonasera a tutti, buonasera da Maurizio Calzavare, buonasera da Rock Wave, trasmissione del mercoledì. Questa volta una trasmissione decisamente straordinaria. Perché? Perché io ho voluto fortissimamente che questa sera parlare degli anni 60 e soprattutto parlare degli anni 60 padovani. Abbiamo tre gruppi storici di quell'epoca, abbiamo i Delfini, abbiamo i Ragazzi dei Capelli Verdi e abbiamo i Roja, chiaramente i protagonisti di quell'epoca. Perché? Perché c'è un'occasione particolare, perché c'è la presentazione del famoso calendario del Bacchiglione Beat, ma poi i protagonisti di quel calendario ve ne parleranno. Tanto li presentiamo, uno dei vecchi esponenti dei Roja, vai Lele. Bene ragazzi, ciao ciao, buonanotte a tutti. Uno dei Delfini, vai Franco. Ciao, saluti a tutti, statemi bene. E Franco dei Ragazzi di Capelli Verdi. Ti avvicini al microfono. Ah sì, ciao a tutti, buonasera. Adesso ci divertiamo. Benissimo, ecco, le atmosfere degli anni 60. È una, la prima domanda che vi posso fare è questa. Cosa si respirava negli anni 60 a Padova? Che movimento c'era? Chi vuole rispondermi? Franco vuoi rispondere? Ma c'erano centinaia Franco di gruppi. Delfini, C'erano centinaia di gruppi che suonavano. Già prima dell'avvento dei Beatles, sulla scia di gruppi tipo i Champs, quelli che facevano tequila per incendere, certo. Oppure sulla scia di gruppi come gli Shadows, quelli di Apache. Quindi c'erano molti gruppi che suonavano, specialmente strumentali. Come quindi mai anche, secondo te c'è una... È cominciato un po' con dai rock Beatles, and roll, o direi. Prima ancora è dai Beatles. Cominciato prima, è cominciato con rock and roll, in antitesi alla musica vecchia che c'era prima del rock and roll, diciamo. E c'erano là i primi gruppi che cominciavano a suonare nei patronati e le cantine e cose del genere. Questo prima dei Beatles. Poi con i Beatles il discorso è aumentato, sono nati centinaia e centinaia di gruppi. Sì, Padova veniva chiamata la Liverpool italiana assieme a Mestre. Appunto per questo, è stata una città guida, diciamo, nella musica Beatles. Ecco, visto che sei dai dei Delfini, fai una piccola scheda della tua band, all'epoca chiaramente. Dunque, i Delfini nascono nel 1961. Con repertorio e Champs, Duan Eddy, che era un chitarrista che andava di moda, un grande chitarrista, sì. Il musicista strumentista che ha venduto più dischi in assoluto nel mondo. Esattamente. Più di Louis Armstrong, più di chiunque altro. E ancora in America è sempre numero uno, fra parenti, Duan Eddy, il disco che fa. Bene, allora, Duan Eddy, Champs, Shadows, il nostro repertorio, e rock and roll. E rock and roll. Quindi da Elvis in su. Che cantavo io. A un certo momento, siccome volevamo un cantante anche melodico, non direi un cantante che cantasse i brani andavano di moda tipo Peppino Di Capri, non so, di moda Celentano, quel genere là, abbiamo scritturato, abbiamo fatto un provino a Renzo Levi Minzi, che è venuto a cantare quelle canzoni là, era specialista specialmente le canzoni di Giorgio Gaber, sì, chiaro. Una bella voce profonda, eccetera. Da lì poi abbiamo continuato a suonare, facevamo le estati a Jesolo, ancora sì, da semiprofessionisti chiaramente, 3-4 mesi d'estate a Jesolo, poi suonavamo tutti i sabati e le domeniche o Limina al Caminetto o al Dancing Florida o all'M2 che si chiamava Primavera Dancing. Certo. Quindi dopo questa lunga gavetta siamo arrivati nel 64, abbiamo partecipato al Cant Italia. Che era uno concorso, dei primi festival, il primo concorso. Era un concorso, una specie di cantagiro, sì, che ospitava musicisti dilettanti, che il premio sarebbe stato quello di vincere un disco, diciamo così. Noi abbiamo avuto la fortuna di vincere questo Cant Italia e di registrare il primo nostro disco. Il nostro primo nostro disco alla fine del 1964, che comprendeva due brani, Tell Me di Rolling Stones, che abbiamo tradotto Tu Devi Ritornare Da Me. Che però siete arrivati un po' in ritardo rispetto all'equipe. No, veramente abbiamo registrato o in contemporanea o prima. Solo che il nostro discografico non è stato talmente furbo da assicurarsi i diritti. Ecco, dobbiamo dire queste robe. Ecco, è successa questa roba qua. Quindi il nostro disco, che era partito benissimo, è stato per un breve periodo ritirato dal mercato. Appunto perché il nostro discografico aveva temperato i diritti SIAE con gli, certo, Stati Uniti, con l'Inghilterra, che ne so. Ma poi è rientrato e il retro era I Wanna Be Your Man, cantato, sì, in inglese, e mentre Tu Devi Tornare Da Me, il brano melodico fatto molto in maniera melodica di Tell Me all'italiana, diciamo così. Benissimo, c'è una contrapposizione tra voi e i Ragazzi dei Capelli Verdi. Adesso Franco viene al microfono, perché dicevano che i Ragazzi dei Capelli Verdi erano un po' rollstoniani, mentre voi erano un po' beatlesiani. A me, ma anche non direi nel modo che del vestire beatlesiani, eravamo più rock and roll forse. Adesso Franco ne dice qualcosa anche lui dei Ragazzi dei Capelli Verdi. Vai al microfono Franco, dobbiamo parlare di ste robe, perché ma la gente vuole saperlo. Vai, avvicinati a quello. Ma io sono ancora oggi, mi sto chiedendo di questa rivalità che invece proprio che non è mai esistita, giustamente. Ma evidentemente come avvicinati.
Le belle storie. Sì, una volta in Inghilterra sono i Beatles e i Rolling Stone, volutamente per il mercato, volutamente per i giornalisti, volutamente per altre cose. E a Padova c'erano i ragazzi di capelli verdi e i delfini. C'è qualcosa che ricorda anche la nostra storia, delfini e ragazzi di capelli verdi, perché se ben ricorda Wanna Be Your Man è un brano che i Beatles hanno composto per i Rolling Stone. Hanno donato i Rolling, sì. Già qui si può capire che non c'era, quindi il dualismo non esisteva. E cosa si può dire? Che i Delfini fu proprio Franco Capovilla a presentarsi al discografico, alla loro casa discografica, e poi noi naturalmente siamo diventati i capelli verdi. Si capisce che non esisteva il dualismo. No. Benissimo, allora, terzo incomodo, per modo di dire, erano i Royals di Lele Zambon. I Royals, che funzione, che punto di riferimento avevano a Padova i Royals rispetto ai Delfini e ai ragazzi di capelli verdi? Dopo ti chiedo una cosa fondamentale, sono anni che la penso, dopo te la chiederò, la famosa traduzione di Francesco Cuccini di Mrs. Robinson. Ma adesso parliamo di Royals. Royals è nato come un gruppo strumentale, c'era Enrico Terbucino che suonava la chitarra slide come Santo e Johnny, facevano Santo e Johnny. Sì, famosi. Poi hanno acquisito un cantante melodico, Silvano, ed era un gruppo strumentale e melodico così. Diciamo verso il 65-66 così, e il chitarrista di questo gruppo melodico, di questo gruppo molto all'italiana, è partito per la leva come i bravi ragazzi degli anni 60. E allora cercavo un sostituto, e questo sostituto sono stato io. Sei stato te. E naturalmente io, affascinato già da Elvis Presley, da tutta questa musica, e poi abbagliato dai Beatles, ho cominciato a portare una, e i Rolling Stone chiaramente, cominciato a portare il beat dentro questo gruppo, e il gruppo è cambiato completamente. Hai poi rotto gli equilibri praticamente, esatto, nel senso Silvano positivo. Che faceva la voce melodica, ha scoperto una gran seconda voce, la voce alta, e quindi lui faceva tutte le voci alte, diciamo era il Paul McCartney della situazione. Io facevo la voce principale, eravamo due grandi voci. Lele, perché tante cover da parte dei gruppi degli anni 60, soprattutto padovani, e non solo padovani, all'inizio? Lui si parlava di Radio Luxembourg, quindi sentivate la Radio Luxembourg, le canzoni arrivavano così. Sì, c'era addirittura a Modena, c'era proprio, perché noi poi avevamo il produttore, lo stesso produttore dei Nomadi, sì, esatto, Bacchelli, certo. E quindi eravamo di casa più a Modena, più a Modena che non a Padova. E c'erano proprio quelli che ascoltavano, che scoprivano i pezzi, i lati B magari, no? Sì, i lati, certo, B, e poi li traducevano. I Nomadi erano famosi per i lati B. Veramente non c'era molto coraggio allora in Italia da parte dei ragazzi di fare delle cose proprie. Era più comodo fare la cover, era praticamente più comodo, forse non si sentivano all'altezza, non so, non credo che ci fosse molta molta timidezza, molta titubanza, molta venerazione di queste che sembrava quasi che non si potesse fare di più di quello che facevano gli altri. Ho capito. Dimmi Franco. Vorrei fare una piccola interruzione, cioè noi personalmente abbiamo registrato più di 40 brani, però il 90% sono brani nostri originali, voglio dire questo. Magari avessimo fatto delle cover, che purtroppo non potevamo avere, e c'erano case discografiche più importanti, tipo Ricordi, RCA, che se le beccavano tutte loro, quindi noi eravamo costretti a fare le nostre canzoni. Ma quello che faceva le traduzioni di tutte le cover era Mogol praticamente all'epoca. Questo non lo so. Il 90% li filmava tutta in Mogol, il 90%. Mogol, anche la vostra, per esempio. Sì, ma qual è la nostra? No, la vostra, una delle vostre era filmata anche in Mogol. No, noi abbiamo fatto una cover solo, che è quella di Mrs. Robinson. Ma allora c'era un con i capelli verdi. Ecco la tua su. Nei ragazzi i capelli verdi. C'era Mogol dappertutto. C'era Mogol. Sì, infatti noi il primo incontro Pensavo i Nomadi con Mogol. Il nostro primo incontro è stato con la Ricordi. Con la Ricordi. Ed è stato con Mogol. Noi ci siamo trovati con Mogol, e Mogol ha detto: beh ragazzi, io qua mi piace quello che fate, adesso lancerò un gruppo che si chiamerà Dick e Dick. A un certo punto batte le mani così e arriva si apre la porta, arriva un ragazzotto e ci fa sentire come suona la chitarra. Quel ragazzotto era Lucio Battisti, e poi mi dice: comunque i vostri pezzi li firmo io, e sarebbe stata forse una buona occasione. Ma noi naturalmente così un po' provinciali, un po', poi io avevo 16 anni, 17 anni, ho detto: ma com'è, firma questo, firma i pezzi, che invece di trovare l'affare, diciamo, e siamo andati alla EMI, che non aveva poi molte
molte intenzioni di spendere, di fare. Aveva i Beatles, no, però. Aveva i Beatles, aveva la musica, sì, classica. La musica classica, sì, la famosa voce del padrone. Esatto, e quindi praticamente la Emmy non aveva molta voglia di spendere. Qui, ma era difficile farsi vedere, farsi sentire negli anni 60. Adesso è difficile perché tutta la gente vuole le cover, vuole Ligabue e Vasco, non ci sono i gruppi autonomi. No, io credo che con la cultura di adesso, con l'esperienza di adesso, sarebbe molto facile tornare indietro e farsi proporsi. Tutto va naturalmente nel rispetto della storia, del momento storico, del momento in cui si vive una certa situazione. Certo. Allora sembrava difficile, ma effettivamente poi alla fine eravamo non molti gruppi, insomma tutto sommato poche case, poche persone che decidevano. Adesso che mi sembra adesso ci sono multinazionali, credo che sia molto più complicato. Decisamente. Adesso molta più gente che si propone. Molta gente che si propone. Ci proponiamo subito, quindi suoniamo qualcosa all'inizio? Cosa dite? Allora, c'è un gruppo che vi sorregge. C'è un gruppo particolarmente affiatato, amicissimi, i Beat Shop, vocalità incredibili, simpatia eccezionale e bravi musicisti soprattutto. Quello sì, che bravi musicisti. Cominciamo con qualcosa dei Beatles allora. Siete pronti? Io non lo annuncio neanche il pezzo, lo conoscono tutti, quindi. Andiamo? Sì, allora vogliamo innanzitutto buonasera a tutti. E il primo pezzo che vogliamo proporre è un pezzo di George Harrison, visto che anche dopodomani è il suo compleanno. Certo, è vero. Naturalmente i Beat Shop. Grazie. Allora il titolo del pezzo è Here Comes the Sun. Ok, abbiamo sentito questo pezzo dei Beat Shop.
pezzo di George Harrison 1969 da Abbey Road. Come mai hai scelto questo pezzo? Ma un po'. Dimmi. Un po' per fare anche un omaggio proprio a sì. George Harrison, che proprio, come dicevo prima, fra due giorni è il suo 63esimo compleanno. E questo disco dei Beatles, poi ho visto nella scaletta ci sono pezzi un po' più vecchi rispetto a questo qua. Abbey Road cosa rappresenta per te dal punto di vista disco di, per i Beatles, per te Abbey Road? Prometto che io sono un po' più giovane degli altri, sì. anche di me sicuramente. Ho sentito a posto, sì. Diciamo. Io, al dipendente dall'anniversario da ricordare. Ho sempre avuto un amore sviscerato per i Beatles, i miei compagni lo possono testimoniare. E Abbey Road per me è stato uno dei miei album preferiti, specialmente il lato B, sì. Che c'è quella suite, certo. Che proprio comincia con Here Comes the Sun, sì, esatto, però si dipana in altre cose. Il fatto sta che noi adesso da un paio d'anni a questa parte abbiamo fatto entrare un tastierista che questa sera non c'è, e siamo riusciti a riprendere la parte finale di questo medley. E come mai fate supporto a questi dinosauri del rock? Ah, è nata questa... In senso positivo, non negativo, assolutamente. Perché è nata questa simpatia proprio perché loro ci hanno sentito suonare e hanno detto: questi fanno il caso nostro. Ah, perfetto. Hanno sentito il sound 60s. Esatto, il sound 60. A proposito di sound 60, vi elenco i gruppi che c'erano a Padova a quell'epoca. Ed è, oltre ai Delfini, i Ranger, Sound, i ragazzi dei capelli verdi, i Los Gringos, le Iene, i Solitari, i Royals, il GB Group, i Plebei, i Comedians, i Rubber Soul, i Magnifici, i Dragoni, i Kaisers, i Serpenti e le Catene. Te le ricordi questi? No? L'80% di questi gruppi me li ricordo, alcuni proprio non me li ricordo, non vorrei adesso io fare torto. Le ho mai, i Dragoni me li ricordo bene, per esempio. Sì. E certi non voglio adesso sminuire, quindi non dico quelli che non ma il genere ricordo. Era vicino al vostro oppure un po' diverso, tipo le Catene o i Dragoni, visto che te li ricordi? Ma noi con i Dragoni abbiamo fatto una sfida addirittura, c'era una grandissima rivalità con i Dragoni, abbiamo fatto una sfida al Circolo Bancari, la gente è intervenuta, doveva scegliere noi e loro, e nella sfida c'erano dei brani tipo Roberta di Peppino Di Capri, oppure c'era un brano di James tipo Tequila, metti. Sì, certo. Poi c'era un rock and roll, quindi c'erano dei brani che erano già determinati e dei brani che erano liberi, come abbiamo vinto noi per la votazione del pubblico con i Dragoni. Perfetto. Oh, questo mi fa da ridere adesso pensare a queste cose. Sono cose. Succedono queste cose in quegli anni. Quattro del teschio che. Qua devi chiedere a Serena che forse. Franco, dove sei, Franco? Perché lui va a cercare. Avvicinati al microfono. I Plebei me li ricordo. Poi scusa, che altri? Adesso ti ricito: sono i Plebei, i Serpenti, i Kaisers, i Dragoni, i Plebei, Magnifici. Dragoni, i Magnifici te li ricordi? I Magnifici, sì. Senti, benissimo, i Magnifici. Forse nel nostro calendario non sono. Forse nel nostro calendario non sono citati. Del calendario vostro, chi sono citati? Ce ne sono magnifici. Più di 200, saranno 250 i gruppi. Sono padovani, dici. Ah, sono sì. Padova e provincia. Cosa vuol dire Bacchiglione Beat? Perché lo chiamavano la Liverpool d'Italia, Padova, assieme a Mestre, assieme a Marghera? Secondo partiva te. Dal Mersey Beat. Dal Mersey Beat, sì. Ma che noi avevamo Bacchiglione allora, chiaramente. E qua vedo fuori il Bacchiglione. È un nostro amico, l'ha inventata. La leggenda è questa, la leggenda è questa, chiaramente. Però all'epoca... Era così. Si è scritto del Bacchiglione Beat, sì. Il nostro amico Alcide Boaretto, che era il nostro corrispondente e che lui era in contatto diretto con le varie testate dell'epoca specializzate, tipo il Big Ciao Amici. C'era Big Ciao Amici famosi, poi è diventato Ciao 2001. Giovani, lui scriveva già allora del Bacchiglione Beat. Vanta qui abbiamo una compilation di una casa discografica di Modena, mi pare, cita. È milanese, però il più grande sì, è milanese, hai ragione, non è questa, è un'altra casa discografica, si cita appunto il Bacchiglione Beat, praticamente è una cosa molto importante. Un'altra cosa volevo chiedervi: è stato difficile incidere un disco per una casa discografica? Adesso è difficilissimo. Beh, guarda, noi abbiamo vinto questo concorso, abbiamo partecipato a un sacco di concorsi in quegli anni, dei concorsi di patronati, c'erano i concorsi Enal che abbiamo vinto, siamo andati fino a Messina, sì? In treno, c'è un viaggio allucinante, abbiamo vinto questo concorso, però questo Canto Italia ci ha fatto fare il disco, perché chi avesse vinto quella volta in Canto Italia avrebbe poi fatto il disco, e quindi abbiamo fatto questo disco, è stato un miracolo secondo me. Adesso c'è Music Pharma, una volta c'erano queste, insomma. Sì.
Dopo, dietro a questa partecipazione, abbiamo fatto conoscere il nostro amico Frank Serena. Abbiamo proposto i Ranger Sound, che chiaramente sono piaciuti subito. Hanno fatto il disco. Ma Frank Serena aveva una tipologia un po' più rocchettara rispetto a voi, no? Non è così, Franco? Vai, sì, al microfono. Sì, sicuramente sì. Nei dischi, sì. Live, no? Perché noi, ancora adesso un po' più rocchettaro. Noi, dei dischi, noi live avevamo una personalità completamente diversa da quelli dischi. Cioè, noi cantavamo. Io cantavo molti brani di Rolling Stones e facevamo tutti i Beatles. Quindi, chiaramente. Mentre eravamo un po' costretti, diciamo così, dalla casa discografica a questa italianità, diciamo, della nostra produzione. Chi era il vostro produttore all'epoca, Franco? Era Carmine De Benedictis. Carmine De Benedictis, ho capito. E i Royals come si inserivano in questo dualismo? Tu hai già parlato prima, però musicalmente parlando, Lele. Chiedo scusa. Dimmi, i Royals nascevano prima dei Ranger Sound, ragazzi. Già loro avevano un buon nome quando ancora i Ranger Sound non esistevano. Perciò diciamo che poi sono fioriti o cresciuti piccolini, ma loro erano due nomi molto importanti nella scena padovana. Quindi praticamente vi siete inseriti. Però avete fatto una musica leggermente diversa, secondo me. Non so se sei d'accordo, Lel. Ma noi siamo partiti col primo disco, era un beat classico, beat italiano, perché le canzoni poi le ho composte io, e quindi testo di musica. E siamo partiti molto bene, era un bellissimo, due bellissime canzoni, due bellissime pezzi di beat, e poi ci siamo un po' modificati. Il secondo disco era un po' folk, addirittura era una canzone che Lani mi aveva chiesto di scrivere per Cher. Veniva al Festa di Sanremo, certo, e mi avevano chiesto di, siccome io scrivo le canzoni, loro sapevano che io scrivo di qua di là, facevo queste cose, perché poi mi chiamavano, ho fatto la seconda voce ai Nomadi, sì, certo. E Maurizio Mandelli mi chiamava Giovanni Lennino, capito? Andavo i nastrini con le canzoni cantate con inglese maccheronico. Esatto. Maccheronico. E poi abbiamo fatto questo secondo disco un po' folk, un po' forse. Era un momento di difficile anche della musica, non si capiva dove andare, no? Era così. Prima era molto più determinata. E poi praticamente, naturalmente avendo questo produttore di Modena, essendo amici dell'Equipe 84, di Nomadi, perché poi Maurizio Mandelli era sempre in sala di registrazione con noi, avevamo lo stesso sarto che faceva gli stessi vestiti ai Nomadi, a noi. E ricordiamo che l'Equipe aveva una famosa Rolls Royce come quella di John Lennon, e aveva un negozio esattamente come i Beatles, aveva anche loro un negozio di vestiti e di altre cose. Parlami di questo vostro aggancio con la traduzione di Missy Robinson parte di Francesco Guccini. Mi pare che sia, io abbia fatto solo due traduzioni, lui una è per la per due voi. O tre, sì, al massimo. Sì. Una è per voi. Come mai voi, perché eravate della EMI? Noi perché eravamo della EMI, perché c'era questo Bacchelli che naturalmente aveva un potere, sì, che, certo, era il produttore dei Nomadi, aveva un certo successo, ci sapeva fare, era di Modena anche lui, e naturalmente era il nipote del grande scrittore, certo, che quello è una cosa molto, sì, importante, sì, anche è una certa, un certo giro praticamente, esatto, e naturalmente lui ha, la casa discografica ha scelto Mrs. Robinson e hanno proposto a Francesco Guccini diciamo che è stata tutta una cosa gestita molto dalla casa discografica. Bene, facciamo un altro break, ritorniamo ai Beatles Shop, ok? Siete d'accordo? Sì, benissimo. Allora, il prossimo pezzo che volevamo proporre questa sera è Norwegian Wood, che io reputo uno dei più bei pezzi, esatto, scritti dai Beatles, a mio parere. E sì, anche qui c'è la mano di il nostro caro George Harrison, che introduce il sitar, questo, certo, strumento indiano, che è la prima volta, sono stati i primi in assoluto. Ovviamente non l'abbiamo, perciò Gino, la nostra chitarra, fa la vita del sitar, emulare il sitar. Esatto. Ok. Allora, il pezzo si intitola Norwegian Wood. Should I say she wanted me? She showed me her room. Isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay. She told me to sit anywhere.
So I look around and I know that there wasn't a chair. I sat down at Rook, biding my time, drinking the wine. We talking till two, and then she say, it's time for bed. She told me she walk in the morning and started a lie. I told her I didn't uncover the slip in the bed. And when I awoke, I was the one these birds had flown. So I let the fire, isn't it good? No vision for me.